Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Cats The Game. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag Cats The Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e noi andiamo avanti. Lega terminata, primi in classifica, quindi 15 gemmine e cassa leggendaria per noi. Vai, scatolina leggendaria, un classico dorato 2 stelle, un sollevatore dorato a missile doppio molto simpatico, un propulsore a diamante, un mitra 3 stelle, ok, e un bonus danni 1209, niente male sinceramente. Prima di andare avanti con Cats voglio farvi vedere un regalino che mi ha fatto Sabba, ragazzi, me l'hanno mandato tramite Lucca Comics e tramite Singer. Guardate che bello! Bellissimo il pupazzetto del nostro bellissimo Amber. Ok, vai, andiamo avanti, andiamoci ad aprire la scatola speciale. Scatola speciale, scatola degli sponsor, insomma. Ok, un bel trapanino vecchio, un classico vecchio, un sollevatore vecchio, tutto vecchio ormai, motosega, kit pronto soccorso, un furtivo, due armi e un bonus salute che ci piace. Quello è buono. E ora ci apriamo una bella scatola ordinaria a tre coroncine. Una motosega dorata, un piedone 2 stelle dorate, non ci dispiace per niente. Un pronto soccorso, una lama 2 stelle, forse la ruota. Scatola speciale per noi ragazzi, vai, un classico 3 stelle bruttissimo. Altra scatola ordinaria a tre coroncine per noi, un sollevatore vecchio, te pare, un pungiglione dorato, un fucile 4 stelle dorate, questo potrebbe essere veramente ottimo, un missile doppio 2 stelle dorate, ok, c'è qualcosina all'orizzonte. Altra scatola ordinaria per noi ragazzi, vai, laserone, rullo 4 stelle, buono, un arpione 3 stelle dorato, una piramide 2 armi, peccato che non li posso utilizzare perché non li uso sui miei mezzi. E ora la scatola speciale tre coroncine. Un laser a piramide, dorato, un diamante, un cerchione 3 stelle, un sollevatore, una motosega vecchia, un masso 2 armi supporto, però il supporto è centrale, peccato, un mitra, un veliero 2 supporti, un'arma, molto strano. Ok, qualcosina si vede. Visto che mancano ancora 9 minuti al campionato preventivo, andiamo a vedere le nostre scommesse. Samarinda 86 contro Capixer, ragazzi. Allora, abbiamo scelto Samarinda noi, la tizia di sinistra. Ok, vediamo un po' che cosa ci succede. Ce la farà questo massetto motosega a devastare il suo avversario? Ce la fa, con molta tranquillità, quindi andiamo a potenziare. Niente male. E ora la seconda scommessa di oggi era Nishi contro Bini. Vediamo un po', il massetto Nishi ce la farà a vincere? Speriamo di sì, speriamo che abbiamo scelto bene, ragazzi. Katush, la serata. Ce l'ha fatta con molta tranquillità e questo ci piace. Grazie, molto gentile. E ora la scommessa delle scommesse di oggi. Blue Rain contro Homer. Abbiamo scelto Blue Rain, il veliero di sinistra. Vediamo un po' che cosa ci combini. Dai, facci vedere, facci sognare con la tua lama laser. Ce la sta facendo con molta tranquillità, bam, shottone. Fantastico, così te voglio. E diventiamo 59 a fucile. Ok ragazzi, sto facendo un campionato preventivo al volo perché non mi sono accorto che era all'ultimo secondo. E ho potenziato la mia balena per vincere. Vediamo un po' se ce la facciamo. Abbiamo 1:30 ragazzi per farceli tutti. Ma penso che non ce la facciamo a andare avanti così a fare le corone per passarlo, sapete? Mi sa che questa volta ho fatto un po' tardi, vediamo un po'. Ce la possiamo fare con la nuova balena che fa 15.500 di danno? Penso di sì, perché nessuno della squadra avversaria fa 15.500 di danno. Vai, 3 vittorie di fila. Possiamo continuare. No, ci hanno ucciso. Peccato, peccato, peccato. Vai, si continua. Dai che ce la possiamo fare a passare di fase. Vai così, 4 vittorie. Vai contro il massetto salterino. No, l'ha schivato, peccato. E quindi moriamo di retromarcia sicuramente, perché non ce la facciamo con la vita. Ok. Si prosegue, altro massetto, però col palloncino. Ci ammazza in questa maniera molto brutta. Ok, un doppio missile che ci ha one shottato. Va bene così, basta se lo dite voi. 4 vittorie fino adesso, non stiamo facendo nessuna vittoria decente. Dai, vogliamo qualche vittoria in più, su. Ok, ce l'abbiamo fatta, 5 vittorie. Dai, dobbiamo continuare, no, un altro salterino. Ragazzi, siamo arrivati nel mondo dei salterini, ma non è possibile. Un intero campionato di salterini. La rottamazione 12, vai. Ce la possiamo fare? No, non ce la famo contro questo. È un doppio missile, infatti ci prende da sotto. Ecco qua. 5 vittorie e basta fino adesso, ragazzi. Stiamo messi un po' nei guai. 6 vittorie, dai. Forse riusciamo a passare per rotto della cuffia sesti o quinti. Vediamo un po'. Questo l'abbiamo fatto? Sì, 7 vittorie. Abbiamo fatto 7 vittorie, ragazzi. Speriamo di essere passati. No, non ce la contate, ragazzi. Non ce la contate, maledetto, campionato terminato e siamo 12esimi ma contiamo primi.
Ok ragazzi, adesso che non sono più di corsa perché ormai abbiamo fatto tardi, perché per potenziare non sono arrivato in tempo a fare il campionato, andiamo a vedere i potenziamenti che avevo fatto. Lui è un 15.409 con il piedone nuovo e con il nuovo cerchione, ragazzi, potenziati alla grande. Il nuovo fucile che è 15.573 di danno, veramente ottimo, e i doppi sollevatori tutti e due nuovi. Ho messo quella missile doppio perché non avevo un altro. Solo il mezzo è rimasto quello un po' vecchio, però 15.400 di vita non è male a questi livelli. Questo invece è un 14.915, 7.291, rimasto così perché effettivamente potenziarlo più di un tot non ci si riusciva. E alla fine pure questi non ce n'ho altri, quindi ho dovuto tenere questi due che sono 60% a missile. E questo invece gli ho cambiato il laser, che è arrivato allo stesso a livello massimo perché è una stella sola, 5.390 di danno. Quindi farebbe 5, 10, 12.000 danni più o meno. Ok, allora adesso andiamo a fare il campionato normalmente e vediamo chi ci troviamo nel nuovo. Riandiamo con la nostra balena e vediamo che cosa riesce a combinare. Un one shotone già. Un one shotone l'ha già fatto. E noi già siamo soddisfatti così. Due one shotoni già fatti. Ok, a me va benissimo. Non mi dispiace per niente. Aia, 27.000 di vita c'ha questo. Non l'abbiamo ucciso per pochissimo, ragazzi, eh. Ci era andata quasi bene. Questo l'abbiamo cappottato in una maniera veramente brutta, poverino. Che quasi dispiace averlo sconfitto. Tre vittorie di fila. Ok, sono tutti diversi per fortuna. Quattro vittorie di fila. Vai così. Dai che facciamo le 5 di fila. Ci siamo cappottati, quindi questa andiamo a vincere a spinta, insomma. Vediamo un po' come procede, vai, spingi, spingi. Oh, mica si aprono sti cavolo di muri, ci mettono sempre una vita ad aprisse. Sune, la cosa del giorno. Ok, sembra che ce l'abbiamo fatta. Allora, si procede, vai, di cattiveria. Beh, un'ottima uccisione secca. Ok, un altro da uccidere facile, mica tanto. L'abbiamo cappottato, quindi ci siamo riusciti, niente male. Ok, questa è una motosega propulsore che dovrebbe morire da solo, poverino. Quindi stiamo a 8 vittorie attualmente, quindi ne abbiamo persa una. E basta, solo quella di prima, 9 vittorie. Ok, stiamo andando anche troppo bene. 10 vittorie, ok, continuiamo così. Guarda, ora ne facciamo 13, io ci sbatto. 11 vittorie, anzi 12. Forse 12, no, vediamo un po', lama. No, ci ha ammazzato, 12 vittorie quindi. Ok, questo classico viene sollevato tranquillamente. 12 vittorie, appunto. L'avevo detto, 12 medagliette per noi. E ora direi di far divertire anche la mia seconda balena. Giustamente è un po' più scarsetta in quel senso, però intanto Rich e lei se lo riesce a fare. Quindi tanto di cappello. Dai, fate pure questo. L'hai fatto pure Ugo. Mamma mia. Il salterino non te lo fai. Balenetta mia, mi dispiace, ci hai provato, ma se non si apre adesso abbiamo perso. Oh, l'aveva quasi ucciso, guardate quanto pelo. Non ci credo, raga, non ci di pochissimo. Beh, se la sta cavando lo stesso e il suo missile è molto più debole dell'altro. Quindi va bene così, tanto di cappello. Ok, prosegue. Prosegue cattivissimo, per poco ammazzava pure Neo. Ok, e c'ha molto meno attacco dell'altro, ricordiamo. Giustamente il fucile c'ha più danno, però colpisce meno perché colpisce ad area. Ci voleva un missile nuovo. Qua se mi arrivava un missile frontale nuovo, avevamo stravinto. No, dai, un massetto doppia lama. Cat Pro, sei un maledetto. Dai, prima non c'eri. Ok, un triplo missile. Ciottato perché sollevato. 7 vittorie, già sta. Non possiamo lamentarci. 8 vittorie, mamma mia. Dai, fate pure questo. Sì, che se lo fa. Mamma mia. Ci sta dando soddisfazione anche la seconda balena. 10 vittorie. Dai, solleva pure sto classico. E so 11. Una in meno all'altra, però abbiamo fatto due medaglie in più. Vediamo se il mio salterino a cagarella può sconfiggere il salterino massetto. L'ha one shottato. Ok ragazzi, posso ritenermi soddisfatto, sono classificato primo con 14 medaglie. Ho lisciato per poco il passaggio automatico perché sono stato troppo lento a fare i potenziamenti. È stato uno sbaglio mio. E ora andiamo a fare le nuove scommesse. Mnk 31 contro un giappo cinese. Allora, un massetto motosega sollevatore contro un motosega missile. Assolutamente vince il motosega missile. Perché fa talmente tanti danni iniziali che lo dovrebbe devastare. Allora, facciamo così. Bonus a lui. Ma lui forse se ci potrebbe servire dopo, ma adesso non serve, quindi bonus a lui.
E bonus all'altra ruota. Vediamo un po' cosa esce fuori. E ora la seconda scommessa. Derk 7131 contro King Destiny 1. Allora, da una parte abbiamo un furtivo doppia lama 190 danni e dall'altro un furtivo motosega sollevatore. Il sollevatore è messo molto male, sinceramente, come posizione. Le lame del furtivo riescono ad attaccare tutte e due, però dovrebbe toccare immediatamente con la motosega. Quindi punto anch'io su di lui. Allora, vediamo un po'. Possiamo potenziare qualcosa a lui? C'è qualcosa di potenziabile? A diamante? A missile? No? Questa a fucile addirittura. Ok, quindi niente. Laserone a piramide. Questa è a laser. Questa a motosega. E va bene. Tu a che sei? A niente. Tiè. Potenziamo un pomello. E ora la scommessa delle scommesse. Isk 504 contro Katie. Allora, la maggior parte punta su Isk, che è un motosega, missile, lama. Molto strana come impostazione. Veliero. Contro un massetto che toglie la metà dei suoi danni, missile laser. Allora, a vita stiamo più o meno lì. Il problema è che non si può mai sapere il valore dei danni su che cosa stanno. Stanno più sulla lama, stanno più sulla motosega che va a toccare, stanno più sul missile. Valla a sapere, però fa 69.000 danni, quindi può essere che il missile fa 30.000 danni già di suo, invece quello in abbinato. Quindi sinceramente me la voglio provare a rischiare. Vai, fucile, speriamo che ti potenzi. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cats. Sono stato sfortunello perché non ho fatto in tempo a fare il campionato, perché ci ho messo troppo a potenziare i mezzi. E quando me ne ero accorto mancavano solo 2 minuti e non ho fatto in tempo a finire il campionato. Mi ero classificato comunque tra i primi 6 sicuramente, ma non me l'ha contato e mi ha contato che ero il 12esimo, quindi non siamo passati. Quindi intanto spero che vi sia piaciuta lo stesso la puntata. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag CatsTheGame qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo alla prossima puntata. Tata.